Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. Con queste parole il profeta Daniele, di cui abbiamo ascoltato un frammento nella prima pagina, introduce la visione di Dio evocato attraverso un vegliardo, circondato da santi e da angeli, e lascia così intendere, attraverso il sogno, che esiste un'altra dimensione, che non è semplicemente la dimensione materiale, ma è appunto quella spirituale, che non può essere censurata. Sarà forse per questo che gli angeli godono, anche oggi, in un contesto di profonda secolarizzazione, di una grande popolarità. Basta andare, ad esempio, su Amazon.com per accorgersi che alla parola angelo corrispondono centinaia di migliaia di riferimenti. E la cinematografia ancor prima se n'è accorta e ha dedicato agli angeli molta attenzione. Nasce allora la domanda: perché tanta attenzione in un mondo che però resta innegabilmente piatto, semplicemente centrato su ciò che è materiale? La risposta è che l'angelo ci è necessario perché evoca una dimensione indispensabile, quella, cari bambini e bambine, a cui fa riferimento Antoine de Saint-Exupéry nel suo famoso libretto Il piccolo principe, quando la volpe dice al piccolo principe: non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi. Ed è allora l'angelo l'icona, la cifra di questa condizione per cui l'uomo non è solo materia, ma è anche spirito. E se è spirito, allora l'uomo non può essere mai ridotto semplicemente ai suoi bisogni, ai suoi istinti, ma è sempre al di là, può scartare la determinazione della materia per essere pienamente se stesso. Gli angeli, di cui avvertiamo la presenza, sono in qualche modo la conferma di questa dimensione indispensabile, che noi cogliamo come attraverso un terzo occhio. Sì, ognuno di noi ha un terzo occhio. Il primo è quello con cui ci approcciamo alla realtà attraverso i sensi. Il secondo occhio è quello della ragione, che percepisce la dimensione naturale. Ma il terzo occhio è quello che non si vede e tuttavia percepisce in profondità la realtà. E vengo al dunque per concludere. Il pericolo della nostra società non è piccolo e consiste nel dar credito soltanto a ciò che si tocca e a ciò che si vede. Ma censurando l'invisibile, il rischio della nostra cultura è di credere solo a ciò che appare, credere soltanto a ciò che è appariscente. Ed è questa in concreto la ragione per cui si finisce per parlare fatalmente solo di legalità e non più di giustizia, solo di fascino e non più di bellezza, solo di utilità e non più di bene, solo di esattezza e non più di verità. Ed è quello che si ricava proprio dalla pagina evangelica che abbiamo ascoltato come seconda lettura, laddove Gesù incontra un certo Natanaele e lo scova in mezzo a un albero e lo identifica dicendo: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Anche Gesù aveva
questo terzo occhio che è capace di andare oltre ciò che è semplicemente materiale e di accorgersi che cosa si nascondesse dietro questo ebreo. E allora voglio formulare un augurio per la polizia, perché voi siete chiamati nel vostro servizio quotidiano a liberare il bene sotto la scorza del male che siete chiamati a contrastare. L'augurio è che voi siate angeli, perché possiate sempre da capo, ogni giorno, riuscire attraverso il vostro servizio competente a far sì che il bene invisibile venga alla luce e il male sia ricacciato via. Angeli siamo noi, infatti, quando in Gesù facciamo salire fino al Padre il grido dell'umanità, quando facciamo scendere qua giù il sorriso di Dio e la sua consolazione.